Cari amici, questa volta parliamo della nuova denuncia prima ancora di averla presentata, perché siamo andati alla caserma dei carabinieri e ci hanno detto che il carabiniere preposto a ricevere queste denunce al momento non c'era. Allora siamo venuti qui in una località vicino, che voi sicuramente riconoscete, perché ci siamo dalle panchine, ci siamo venuti tante altre volte. Panchinari. Di fronte c'è non paninari, una... panchinari. Di fronte c'è una chiesa del XV secolo. Della chiesa vicina del Gesù. È una chiesa che quando suona la campanella, noi abbiamo sempre per detto... Per chi suona la campana? Noi dicevamo anche Laudetur Priapus. Allora, siccome molti di voi continuano a giustificare la propria inerzia, e lo diciamo con il massimo dell'indifferenza, perché... Senza entrare dopo nell'offensivo, no, perché se no... No, me ne frega niente. Devi convenire con me che chi... subisce e non si sa ribellare, merita di essere, subissato. Quindi su questa discussione io sono perfettamente d'accordo. Su 70 milioni di italiani, 69 milioni... Nella natura non esiste una nicchia che non sia occupata. Esattamente. Quindi se non la occupi te, che sei il titolare, quello che per diritto naturale dovrebbe occuparla, qualcuno la occupa, l'immigrato che viene, che trova la casa... disabitata, certo. O gli zingari che vengono, certo. A fatti visita, esattamente. Allora, chi subisce merita di subire, e io mi congratulo con lui. Ebbene, ogni volta che qualcuno si lamenta che gli hanno fatto un pizzicore al culo, diciamo così. Gli ebrei che conoscevano bene la storia, certo, questa vicenda, diciamo questa razio, che cosa facevano? Si inventavano i martiri, certo. Perché tanto qualcuno, nessuno andava a verificare. È naturale. E quindi la gente inerte permetteva la sopravvivenza e la permanenza di falsi ideologici, di falsi storici, eccetera, eccetera. E quindi anche di inventarsi le persecuzioni, tanto per dire una. C'è una frase napoletana molto importante che è chiagni e fotti. Perché per me è molto importante. L'importante è che tu piangi, poi mentre vai fottendo. Piangi il morto e fotti il vivo. Esattamente. Vabbè, il... la frase napoletana è quella che ho detto io, poi dopo c'è la traduzione in italiano. Chiagni un morto e fotti. Un morto. E fotti. Chiagni un morto. Vedi, ad esempio, vedi il Papa, vedi cosa c'è scritto qua. Sapeva degli abusi, ma porco ciuda. Ma come puoi pensare... Non solo li sapeva, ma li ha coperti, è diverso. Li ha coperti e li ha fatti, perché vuoi pensare che uno che è un gesuita non sia informato? Se c'è un sistema di informazione, di spionaggio e di cose sporche sotto traccia, oggi nel mondo è quello gestito dai gesuiti. Non da oggi, da sempre, da che esiste la Compagnia di Gesù. Dal 1564-65, se ricordo. Noi qui, se proprio vicino, proprio qui vicino, abbiamo una chiesa dove al buon Loyola è apparso Carmelo Bene. Allora, qui c'è una chiesetta dove Loyola, camminando verso Roma a piedi, no? Perché all'epoca non c'erano... No, camminava a cavallo, a cavallo. A cavallo d'un cavallo, ma adesso noi diciamo che era a piedi, perché loro si fingevano... Erano cinque amici al bar che hanno deciso di creare questa compagnia e di fare un po' di soldi. Esatto, molti, visto molti. Visto che erano parboli di tanta speme, no? Cioè di altezzosa famiglia, che però non avevano più una lira, perché si erano mangiati tutto, che cosa ha pensato Bene? Di andare a fare... il militare, siccome il militare gli ha detto male, perché subito, immediatamente... A uno gli ha tagliato i coglioni. No, è rimasto ferito a una gamba. Vabbè, il signor Inigo dello Iola. Gli hanno detto che era ferito a una gamba. Allora ha detto, vabbè, l'ultima strada è quella, proviamo anche quella, e gli ha detto bene. Siccome... No, bisogna dire che ha dovuto aspettare tre papi, che nel giro di qualche anno, 3-4 anni, sono morti. Il terzo papa ha detto, va bene, basta, non rompi i coglioni, creati sta compagnia. Esatto, createvi sta compagnia. Mentre loro
si dedicavano alla cura dei malati, no? Certo. Perché la cura dei malati è la cosa più bella che ci sia. Oh, ho letto un bellissimo libro di evangelista, evangelisti. Di evangelisti. Come grande chiama? Scrittore, sì. Di... Il nome? Stefano. Fantascienza storica. Stefano Evangelisti. No, non è... No, Stefano. Evangelisti, comunque. Sì. E che incredibilmente ho finito quel libro, ho ricominciato a leggere il libro che leggevo sulla nascita del pensiero filosofico ateo e anarchico, e incredibilmente ho trovato tutti i riferimenti a cui si riferiva Evangelisti. Buon Evangelista, non a caso si chiama di cognome. Allora, è vero che il cognome Evangelisti è un cognome tipicamente romagnolo, sì. Ma è altrettanto vero che è Evangelisti, più di così, più di... Un nome così per capire... È divulgatore, è un divulgatore. Esattamente. È un divulgatore. Dell'Evangelio. Dell'Evangelio. Certo, certo. Allora, come dicevo, cari amici... No, io volevo finire. E quindi lui raccontava, lo scrittore di questo libro che sto leggendo, non a Evangelisti, questo attuale, Evangelisti l'ho finito di leggere l'altra notte, l'immagine. Stanotte ho cominciato a leggere questo, di cui mi sfugge adesso il nome dell'autore perché è il momento d'amnesia, vabbè. Cioè, fatto sta che lì lui racconta nel dettaglio quello che accenna Evangelisti nel suo romanzo. Sì. Quello è un romanzo, questo è un saggio, quindi ha una pregnanza molto più forte. Deve molto dare più... anche i documenti, deve esatto. Dare anche delle date. E l'autore appunto di questo libro racconta le precise specifiche messa in atto dall'Inquisizione spagnola a partire dal 1233. Allora, voi vi ricordate della serie Nulla di nuovo sotto il sole? Certamente. Allora, quello che è stato messo in atto è raccontato anche da tantissimi tanti scrittori russi, in particolare, no? Certo. Tipo Dostoevskij, no, i fratelli Karamazov, no, storici, questi più recenti, tipo quello di Solzhenitsyn, no, anche, ma mi viene in mente il maestro e Margherita, maestro, sì, certo. E l'altro ancora non mi riesco a ricordare mai, Coda di cane, Coda di cane, mi resi. Non è Coda di cane. Non è come... vabbè, poi ci verrà in mente. Insomma, lui raccontava, questo autore di cui adesso mi ci verrà in mente il nome, che nella repressione della diciamo spionistica a partire dagli anni 30 in poi in Unione Sovietica, gli stessi figli denunciavano i padri. Cuore di cane, ecco, bravo. Non era coda, facciamo i vicini. Molti hanno la coda nel cuore, molti hanno il cuore nella coda. Allora, questo per dire, oddio, come si chiamava l'autore? Un momento d'amnesia. Anch'io, dai. Vabbè, insomma, lui raccontava. Un nome notissimo. Sì, lui raccontava appunto delle modalità con cui il KGB, prima ancora l'altro che c'era prima del KGB, sì. Reperivano le informazioni attraverso appunto l'Ucraina prima di tutto, di cui era al servizio il buon Stalin, certo. Beria, non ricordiamoci anche Beria, certo. Quindi guarda, Antonov, Putin e altri vengono tutti da lì, certamente, perché lì sai le informazioni, lì ricatti, lì ottieni. Certamente. E allora, volevo solo ricordare, insomma, che praticamente la Inquisizione russa non era altro che la replica, nelle stesse identiche modalità, che aveva messo in piedi Innocenzo III, che aveva creato l'Inquisizione proprio per controllare gli eretici. Della lingua d'oca, della langue d'oca, no? Allora intendiamoci, che poi sostanzialmente erano i catari. Erano i catari, certo. I bogomoli. Li chiamavano Mask, sì. Mask, quello era il soprannome popolare. Più o meno nello stesso periodo e più o meno nella stessa zona è avvenuta la tragedia dei Templari, perché la cosa era la stessa. Siccome i Templari ricordiamoci che i papi erano ad Avignone ed era la cosiddetta
cattività avignonese. Chiamala poi, cattività. Che poi ci devono spiegare perché cazzo l'hanno chiamata cattività, quando lì comandavano da Filippo il Bello in giù. E no, insomma, comandavano e continuano a comandare oggi. E certo. Ah, lì. Lì è ancora un'enclave in Francia, sì. In Francia. C'hanno la loro bella enclave come noi che rompe il cazzo, esatto, in continuazione. Carcassonne, detto. Narbonne e Avignone. Allora, guardate, sentite, laudetur priam. Laudetur priam. Sempre. Allora, ripetiamo, tu hai detto una cosa e mi hai provocato. E tu mi hai provocato, io ti faccio vedere. È troppo bello quel periodo, Da lì nasce, allora, per volere, nascono una serie di cose. Amici, ricordiamoci che c'è la lotta delle investiture ancora in corso in quegli anni lì, in pieno svolgimento. Ti immagini. E che Federico II, che era tanto laico e tanto, illuminato, come dicevano, eccetera, eccetera, col cazzo, è stato lui che poi ha ratificato anche le leggi imperiali a proposito dell'Inquisizione, delle modalità di come torturare le persone messe sotto inchiesta dall'Inquisizione. Questo... perché l'Inquisizione faceva un'inchiesta formale, diciamo documentaria, e l'altro faceva l'aguzzino, il braccio armato. Capito? Si dispartivano la mano. Cari nostri amici, che magari sono molto intransigenti, devono sapere che la storia è molto complicata e molto complessa. Però siccome... contorta. Siccome vi devo far vedere una cosa a conferma, tu hai parlato del KGB, tu hai parlato della... come si chiamava? No, l'Ucraina. Non mi viene in mente, me lo ricordo anch'io, ma adesso non mi viene. No, la Troica, la... che gli avevano dato, lo so, avevano però dato non, anche questo... il nome a quel gruppetto di fascisti che zironzolavano attorno al Ministero dell'Interno e che furono i responsabili contro Mussolini della morte di Matteotti, e li chiamavano la Troica, la cosa di questo genere, per ricordare il servizio che poi si trasformò in KGB. Allora, di fronte a quelli che credono che i russi siano dei coglioni, cosa che io non ho mai creduto, vi faccio vedere da questa bellissima rivista un articolo molto bello, questo è History. Allora, qui c'è un titolo. Se c'era qualcosa che era negli Stati Uniti ultra segreto, era la ricerca relativa al progetto Manhattan, mi pare ovvio, ma veramente segreto. No, ricordiamo, il progetto Manhattan era quello che poi ha portato come risultato alla bomba atomica. C'è scritto qui. Ma qui è documentato in maniera inoppugnabile. In cui c'erano dentro tutti quelli che poi sono diventati anche pacifisti, ricordiamocelo sempre. Sì, ma lì l'operazione la conosciamo. Perché? Perché... il pacifista da questo punto di vista serviva per spaventare la popolazione. No, dicevano, io non immaginavo che cazzo stavo facendo lì mentre studiavamo progettavamo queste cose. Li conosciamo questi meccanismi. All'epoca in cui si credeva che l'unico paese al mondo che avesse l'atomica era l'America, il pacifista aveva la funzione di spaventare le altre popolazioni per dire guarda che cosa hanno fatto, basta, non cercate altrove, non fate altrove, guarda che cosa succede, guarda che cosa hanno fatto, guarda il potere distruttivo, e tutti gli altri spaventati, no? Però siccome proprio all'interno del progetto Manhattan, eccolo qui, c'erano fior di spioni, e allora la Russia è entrata in possesso, ecco qui, ci sono tutti i personaggi, alcune fotografie. La Russia è entrata in possesso subito dei segreti, ecco, vi faccio un'altra fotografia. Troppo bello. Dei segreti, eccolo qua, ecco. Allora, se volete avere la certezza che i russi non sono dei coglioni e Putin... Chi era il direttore del progetto Manhattan? Vedere quanti ce n'erano. Qui c'è scritto, Ok. Non era Oppenheimer? No, Oppenheimer era un tedesco comunque. Un ebreo tedesco. Non aveva praticamente, qui ci sono tanti nomi, perché ci sono una ricorrenza, si parla molto di Oppenheimer, perché Oppenheimer fu quello che a un certo punto, assieme a Einstein, ebbero l'incarico di spaventare i popoli del mondo dicendo che tragedia, dopo che l'avevano buttato. Dopo che l'avevano buttato. No, dopo,
non a Los Alamos, che sarebbe già stata lì allora la loro buona fede. La loro buona fede, se loro lo dicevano a Los Alamos, avrebbero avuto credibilità. Certo. E invece no, l'hanno buttato dopo Big Boy. Certo. E dopo... Guarda, eccolo qui. Fat Boy. Io l'ho sottolineata, eccolo qui. E qui c'è tutta la storia, è molto bella, perché anch'io ho dovuto modificare le mie convinzioni, le mie convinzioni, perché non credevo che lo spionaggio russo fosse concomitante. L'hanno fatto vedere ieri sera, incredibilmente, Rai Storia 5, hanno fatto vedere appunto che il KGB sapeva tutto di tutto. Contemporaneamente? Sì, facevano vedere tutti i documenti che avevano ritrovato, i filmati dentro alla CIA, dentro gli uffici, gli archivi della CIA, certo. I filmati detenuti dal KGB. Quindi immagina un po'. Ma è normale, gli agenti che si vendono al miglior offerente, a tutti i migliori offerenti. Ma è ovvio. Cioè, il nostro amico Di Pietro, per esempio, tanto per dirne una, che lavora per molti, o quantomeno ha lavorato... Contemporaneamente per molti, anche per preti pedofili, c'è per questo. Vabbè, questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Non lo possiamo dire. Lo possiamo ipotecare. Certo. È amico di questo, gli abusi li conosceva. Ma uno che conosce gli abusi li fa anche, no? Che dici tu? Io sono del parere... Che questi... E poi noi parliamo sempre delle spie. In realtà le spie sono dei calmieratori, sì. Sono quelli che mettono a disposizione le informazioni pacificamente ed equitariamente a tutti. Mi sembra una cosa giusta. Il famoso, certamente, ma è la tesi importantissima di chi? La tesi del film, il film Le Spie, certo. Del grande regista, mi pare Claude Chabrol, un nome così. Le Luc. No, è Claude Chabrol, mi pare, che è bellissimo, che io vi consiglio di andare a vedere perché è uno dei più bei film che io abbia mai visto, dove appunto la storia è quella di un gruppo di spie di tutto il mondo, quindi che operavano e continuano ad operare per conto dei loro servizi segreti. L'unico che lavorava per un unico servizio, Calipari, l'hanno ammazzato. Mi pare di... Era il corpo estraneo, no? Certo. E con molta raffinatezza, anche perché quello... Facendo l'errore di riconoscimento, no? Non t'ho visto, non t'ho riconosciuto. Colui che ha fatto fuori Calipari, John Negroponte... È un'avventura il nome. Appunto, ripeto, John Negroponte, andate a vedere chi è. Allora, torniamo a noi. Chi è la famiglia Negroponte? Sì, è come la famiglia Benetton, vedi cosa ha detto Benetton qui. Ma quanto ci dispiace, ha detto Benetton. Ma noi non ce l'avevamo mai immaginata, c'è scritto qui, l'ha detto Benetton. Benetton, Genova sarà per noi monito indelebile, stavano a gozzovigliare mentre quella gente moriva. Sapete dove vi mandiamo noi, Benetton? A casa vostra, a gestire le strade di Israele. Lì è l'unico posto dove potete andare, possibilmente strade fatte in maniera tale che possono crollare subito sotto le bombe dell'Iran, peraltro. Allora, stavo leggendo un'altra cosa, non ricordo più che cosa volevo dire, perché stavamo parlando... L'ho interrotto io. Sì, m'hai interrotto tu, bravo. Stavamo comunque parlando dei servizi segreti, per dire... Cari amici. No, prima tu volevi dire qualche altra cosa e ti ho interrotto io del KGB. In ogni caso, siccome appunto oggi ci sono questi furbastri che accusano Putin di aver aiutato, hanno tirato fuori nomi, assassini, avete ucciso delle persone, qui c'è la fotografia di due agenti russi, espulsi. Erano già andati via da non so quanto tempo. Gli hanno dato l'etichetta, Vabbè, lo faccio vedere, cari. Noi siamo informati, eccoli qua. Eccoli qua. Ve li facciamo vedere, stanno qui. Eccoli.
Tra l'altro qui c'è la presentazione di un libro molto interessante, in cui si dice dell'inutilità delle stragi reciproche che sono state fatte durante gli anni 60-90 dell'Ottocento. Eccoli. Sasha Ruslan e lo spray al nervino. Ecco i due killer russi. Vedi, quelli fanno lo spray al nervino. Eccolo qui. Eccoli. Come se tirare uno spray al nervino, chi lo dirà, fosse assolto immune, no? Cioè, sì, non si rendono conto certi giornali, come il ciclone B. Il ciclone B, per maneggiarlo, devi avere la tuta, devi avere la maschera, devi avere l'ossigeno, devi avere tutti una serie di dispositivi che per metterli soltanto ci metti un'ora per indossarli, per toglierti più di un'ora perché devi passare pure a lavarti. È naturale. E quindi dove cazzo, come è possibile che ci sia un cretino che lo dice e milioni di cretini che lo ci credono? Allora, ma torniamo a noi, credono di tutto, credono anche, hai capito, alla terra piatta. Non solo, ma alle promesse della Chiesa che in cambio di quattrini ti trovano un posto in paradiso, più di godenza, certo. Cosa devono credere? Certo. Allora che puoi anche credere al ciclone B, no? Ma ritorniamo a questo discorso, perché questo discorso è quello che a noi interessa moltissimo. Quando hanno detto che Trump è stato aiutato da alcune gole profonde russe, eccetera. Sono dei hacker russi. Un hacker è una gola profonda, insomma. Vabbè. Sono dei cazzari, perché i russi vanno ben oltre, capito? E questo è quello che molto ci tranquillizza, cari amici. Detto questo, ritorniamo alle amicizie. Stavo dicendo questo. Che quando si parla di questi negroni che sono scappati, la mia... Di quei 150 che avevano messo a Rocca di Papa, che sono stati lì una notte e poi sono usciti in libera uscita e vengono a rompere il cazzo in giro per l'Italia. Un momento, che cosa ti fa pensare? D'accordo. A parte l'accordo, che questi sono scappati perché non volevano fare certi servizietti che i preti, non crederai che i preti hanno preso, capito, in quel posto lì, questi negroni, a non far niente. Che cazzo. Allora, qualcosa devi fare, insomma. Qualcosa devi fare. Ti invento io un lavoro. Esattamente. Qui dice che spettano i lavori di ricostruzione, i vincoli di legge, lo spettro del ricorso. Ma quale ricorso? Allora, andiamo avanti. Io i Benetton, li impiccherei tutti quanti lì. Ecco, qui c'è un'altra cosa molto importante, la svolta dei guerriglieri di Misurata, che mi fa piacere, però... perché a quel punto adesso... Macron se la sta pigliando in culo. E questa è una cosa che mi fa molto piacere. Però stavo appunto vedendo qui i 50 fuggiaschi. Bisogna sempre ricordare che la Libia ha dei rapporti preferenziali con l'Italia da sempre. E non è un testa di cazzo francese che può andare a rovinare i rapporti consolidati da millenni. Allora, leggeremo al momento opportuno un libro molto importante. Hanno fatto vedere qualche giorno fa in una di queste trasmissioni culturali. Sì. Le rovine di Leptis Magna, sì, che è una cosa eccezionale, sì. Ancora il deserto ha mantenuto tutto molto meglio che qui da noi, una città tipicamente commerciale romana. Io ho delle fotografie di Leptis Magna degli anni 30, erano cartoline perché c'erano andati i miei genitori e portarono le cartoline. Abbiamo detto molte cose, ma non tutte. C'è un'altra cosetta che vi voglio leggere qui, che è molto interessante, perché è scritta da uno dei pochissimi competenti che ci sono oggi in Italia relativamente ai rapporti internazionali. Si tratta di Umberto Vattani, presidente Venice International University, già segretario generale della Farnesina. Eccolo qui l'articolo. Vi leggo ovviamente di tutto l'articolo che potete trovare su questo numero di Panorama, che è ancora in edicola e che è veramente molto importante. Finalmente c'è un competente che dice le cose come stanno. Leggo soltanto due frasi. Non è solo una narrativa,
l'Italia è di nuovo lasciata sola di fronte all'afflusso dei profughi. Nessun appoggio dai nostri partner che si guardano bene dall'onorare l'impegno. Ma non sono partner, sono concorrenti. Finché lascia, non impariamo una cosa del genere. Lascialo dire da una persona che sa quello che scrive. Non può dire che sono concorrenti, ma ci arriva comunque per via di logica. Nessun appoggio, già ti dice, nessun appoggio dai nostri partner che sono, per dirlo, l'ex segretario generale della Farnesina, mi pare che ci sia qualcuno che può dirlo, no? E lo fa con molta competenza. Si guardano bene dall'onorare l'impegno di condividere volontariamente l'onere dei migranti. Alcuni hanno istituito controlli ai confini o chiudono le frontiere, altri rifiutano di accogliere anche un solo rifugiato. Negli ultimi 3 anni oltre 1,8 milioni di disperati, non sono disperati, sono esattamente i non disperati di quelle di quel territorio. Quelle aree. Vabbè. Sono approdati in Europa. Dopo il picco del 2015, più di 1 milione di arrivi, il loro numero è fortemente calato a seguito degli accordi con la Turchia, dei blocchi nei Balcani e dell'intesa con la Libia. Ma la tensione rimane alta. Nel primo semestre di quest'anno 50.000 migranti irregolari sono venuti dal mare. Nel primo semestre. Arrivo poi a una conclusione che mi è piaciuta moltissimo. Nel 1979 un diplomatico italiano, l'ambasciatore Roberto Ducci, che io mi ricordo molto, molto bene, che si era con passione dedicato ai temi dell'integrazione europea, pubblicò un articolo in cui prevedeva la scomparsa in Europa delle ambasciate, una specie di elogio funebre della diplomazia. Le cose sono andate diversamente. Nonostante il grande lavoro svolto a Bruxelles, te lo consiglio, per promuovere una politica estera comune, questa non ha in alcun modo sostituito le politiche nazionali. Guardate che io l'ho voluto leggere questo articolo perché è molto importante. C'è lo sdoppiamento della verità. Al contrario, la necessità di disporre di una rete diplomatica efficiente è più che mai avvertita. Aumentato il numero dei paesi. Ti interrompo un attimo per ricordare, sempre a proposito del 1233, c'era un filosofo che andava per la Maggiore in Spagna, che adesso mi sfugge il nome, che dichiarò appunto nel periodo. No, è un momento, 1233 era un. Comincia con la A. No, era uno degli arabi. No, era un arabo. No, non era una. Era uno che conosceva però bene il Corano. E conosceva bene la cultura araba e attraverso la cultura araba aveva conosciuto Aristotele, certo. Perché la Chiesa aveva cancellato ovviamente tutto. Aristotele è stato recuperato da San Tommaso, che aveva creato la scolastica. Sì, esatto, e beh, infatti in quel periodo lì... quell'Aristotele che piaceva la Chiesa, cioè, non era Aristotele. Infatti questo filosofo che si chiama Carro, Agarrone, una cosa del genere, adesso non mi riesco a ricordare bene il nome. Non è certo Averroè. Averroè, è proprio Averroè. E non mi veniva. Averroè aveva stabilito il concetto della doppia verità, cioè sì, quella aristotelica e quella religiosa. Certo. Cioè lo stesso evento, tu pensa che dimorfismo logico di questa persona per giustificare qualcosa che altrimenti la Chiesa avrebbe proclamato come eretico e sanzionato con l'Inquisizione. Siamo arrivati anche al Siglo d'Oro, per esempio. Al Siglo d'Oro, sempre in queste condizioni. Certamente. In Spagna addirittura fino all'Ottocento. Certo. Anche dove lei. Non potevi dire la verità, non potevi parlare chiaramente, perché l'Inquisizione ti faceva un culo così. Certo. Ricordiamoci bene che l'Inquisizione. Quindi la doppia verità, come adesso sta dicendo te, di questo ambasciatore che racconta il dimorfismo, il doppio. Sì, però lui la denuncia, lui dice le cose come sì, stanno. Però questo è implicito in quello che dice, che c'è stata in questi anni una doppia formula sì, di trattativa internazionale tenuta dai paesi europei e dall'Europa nel suo insieme. E lui infatti lui dice. Le cose, anche qui niente di nuovo sotto il sole. Le cose sono andate diversamente, lo dice Vattani, non è che lo dico io. Le cose sono andate diversamente,
Non mi veniva a Verroeo. Nonostante il grande lavoro svolto a Bruxelles per promuovere una politica estera comune, questa non ha in alcun modo sostituito le politiche nazionali. Appunto. E questo è fondamentale. Ma anche è drammatico. Dice un sacco di cose. Dobbiamo far così. Chi va al governo oggi? Vuol dire che l'Europa non rappresenta i cittadini italiani e dei vari paesi europei e non rappresenta l'Europa univocamente. È talmente chiaro. Rappresenta solo la dinastia europea di Bruxelles. Esattamente. Fino. Al contrario, la necessità, lo dice Vattari, al contrario, la necessità di disporre di una rete diplomatica efficiente è più che mai avvertita. Aumentato il numero dei Paesi membri, si sono moltiplicate le possibilità di contrasto. La cronaca di questi giorni lo dimostra. Quindi la vera diplomazia oggi che deve fare l'Italia è quella nei confronti di tutti gli altri Paesi della cosiddetta Unione Europea. Questa è, quello, è la conclusione a cui lui arriva. Poi altre due cose e poi concludiamo, perché questo l'abbiamo detto. Basta vedere che cosa è successo, ricordiamoci sempre, che Malta è un paese che fa parte della Comunità Europea, certo. E se fosse più potente ci farebbe un culo come la cattedrale. Te credo. Addirittura i maltesi, non so se questo lo sai, allora l'Italia ha un territorio marino controllato da legislazioni appunto che ti dicevo del codice della marina. Ma chi c'è a fare l'università di Malta? Chi è non stavo per dire il gran maestro, come si dice? Il rettore. Il gran rettore dell'università di Malta? Non mi viene. Forse lo so, ma non mi viene. Scotti. Oh, chi? Scotti. Ah, sì, Vincenzo Scotti, lo so. Ma noi abbiamo già parlato tante volte. Ricordiamoci sempre, il signor Vincenzo Scotti è condannato a 2 anni di carcere in maniera definitiva, non con la condizionale, senza condizionale, 2 anni di carcere, è lì che fa il gran maestro, che fa il presidente, che fa il rettore, che fa e altre cose. E soprattutto gestisce la seconda catena di bingo in Italia. Esattamente. Dopo quella di Massimo D'Alema, ovviamente. Esattamente. Questi sono i personaggi che noi abbiamo al potere. E lui che cosa gli cantiamo a lui? Bongo, bongo, bongo. Voglio stare bene solo al pongo. Non mi muovo, no. Bingo, bango, vengo, mi dispiace ma non vengo. Io rimango qui. Questi sono per i negroni, non quelli che devono andare a accontentare, è vero, i pretoni che li accolgono nella seconda patria del papato, no? A Castel Gandolfo. Comunque bisogna dare atto agli spagnoli che l'Inquisizione ha fatto anche 2 cose buone, cioè ha fatto fuori i marrani e ha fatto fuori i musulmani, quindi non è cosa di poco conto. No. Sarebbe stato meglio che si fosse raggiunto il risultato attraverso un altro metodo, sì. Però ha risolto un problema grave, sì, certo. Perché tu immagini se avevamo i musulmani insediati da 9 secoli in Spagna. Vabbè, quel poco che ci sono stati comunque hanno lasciato un bel ricordo. Per finire, 2 cose. La prima riguarda questi nostri cari amici che per giustificare la loro inerzia, di cui parlavamo prima. Dicevano, ma che cosa servono? Che vuoi fare? Non facciamo niente, non esce niente. Queste sono 2 risposte che vengono da 2 numeri di un giornale diversi, questo del 29 agosto. Su 2 argomenti diversi. Che sono la replica delle nostre denunce. Ovviamente le nostre denunce non saranno state prese in considerazione da una magistratura che conosciamo, davvero che la chiamiamo mafistratura. No, ma noi questo volevamo ottenere, questo risultato qua, questo era il nostro obiettivo principale. Ecco qua, per salvare l'Italia il primo passo è punire i traditori e i loro eredi, eccolo qua. Vi ricorda qualcuna delle nostre denunce? E io dico sì, ve lo deve ricordare. E vi deve ricordare anche, vedete bene, che le denunce, se sono fatte con la grinta giusta, da qualche parte arrivano. Non sarà la mafistratura, ma comunque sulla stampa arrivano. E l'altro è questo. E questo è il numero di oggi, la mappa delle 4.000 scuole a rischio. Noi abbiamo fatto 10 denunce a 10 sindaci diversi per un motivo.
contemporaneamente anche ai direttori didattici e ai responsabili delle ASL, e una seconda diversa denuncia sempre agli stessi 10 sindaci, ai direttori didattici e alle ASL. Adesso staremo a vedere. Allora, una cosa importante però l'abbiamo tenuta anche lì, e cioè quando noi abbiamo depositato all'ufficio della segreteria, che può essere visto su Alba Mediterranea YouTube, a protocollo, abbiamo delle scuole in cui avevano escluso i bambini, abbiamo depositato le querele, immediatamente il giorno dopo hanno riammesso i bambini questi a scuola, bambini. Perché le signore presidi sanno benissimo che un processo che gli viene intentato qualche risultato poi contro di loro lo ottiene. No, in ogni caso chiudono la scuola e in ogni caso denunciano il responsabile, che comunque è responsabile di una gravissima responsabilità. Tre o quattro giorni fa mi ha telefonato un'amica di queste Novax con cui siamo in contatto, che voleva sapere se le scuole del paese dove stava lei, a Castel d'Azzano, a provincia di Verona, erano a norma o meno. Sono andato a verificare sui nostri elenchi e praticamente su 6 scuole non ce n'è manco una a norma, non qualcuna sì, qualcuna no, manco una. Avete capito? Lì i ragazzi non dovrebbero andare a scuola. Se casca un cornicione in testa a qualcuno, il signor preside, il signor sindaco, il signor assessore ai lavori pubblici vanno in galera. Capito? Soprattutto grazie alle denunce che farebbero immediatamente i genitori incazzati. Capito? Perché prima non sapevano come si sarebbe potuto fare. Esatto. Noi oggi gliel'abbiamo insegnato. Esatto. Tutte le nostre querele sono tutte online, scaricabili gratuitamente da chi le vuole replicare. Certamente. Sono oramai penso più di un centinaio quelle che sono in rete, diverse, non tutte uguali, 100 copie di una sera. Uno può scegliere quella più idonea. Quella più idonea, quindi se uno vuole qualcosa può fare. Contrariamente a quello che dice la vulgata, no? Dice ma qua non significa che c'è un muro di gomma. Se tu spari al muro di gomma, prima o poi anche il muro di gomma c'è. Se fuga, no, si buca. All'inizio magari rimbalza, ma poi dopo si buca. E concludiamo con questo: gli elenchi della lobby gay in mano al Papa. Questa è la famosa lobby gay che gestisce il Papa. No, è la no gay? Qui. Enola Gay era la bomba atomica. Enola Gay. Sì, Enola Gay. E ma è Gaia, è una gaiezza. Allora. Dopo Fat Boy, prima Enola Gay. Sì. Allora, ve lo faccio vedere di nuovo. Quando dicono che i preti sono froci, è vero. O comunque oggi nel Vaticano c'è una politica gestita dalla lobby frocistica, culattonica. Io mi ricordo, faccio un attimo così una breve postilla. Quando ero ragazzo, mia madre, la Santa Donna, volle mettermi in collegio perché mi trovava. Era un collegio particolare dove poi uscivi e eri immediatamente impiegato in una fabbrica importante, in una azienda siderurgica importante dell'epoca. E io andai lì, che avevo già 16 anni, quindi ero già grande. Però c'erano altri che andavano lì già dalle scuole elementari, perché facevano le scuole elementari, medie lì all'interno del collegio, e poi le scuole superiori andavano invece in una scuola statale lì vicino, per cui insomma relativamente vicino, erano 6 chilometri, per cui insomma poi una volta terminati gli studi eri assunto. E lì io ho avuto la grande fortuna di andare lì grande, diciamo già adolescente, ma diciamo formato adultamente, col cervello e col corpo, e ho riscontrato che c'erano questi più o meno una decina di preti che regolarmente si portavano a letto tutte le sere qualcuno dei ragazzi più giovani lì, 13-14 anni, desiderosi di fare carriera. È stata una scoperta scioccante per me, e ci hanno provato pure con me, fra l'altro. Io ho gonfiato un bel po' di pretonzoli, come andavano Ben trattati, gli ho fatto venire qualche guaio fisico, e dopodiché ho preso armi e bagagli, la mattina me ne sono andato. Mi pare giusto. Fra l'altro mi sono pure beccato l'epatite A per mangiare le porcherie che ci fornivano questi infami sfruttatori, anche allora, come gli immigranti adesso, che lo Stato gli dà 45 euro e rotti. Esattamente.
e loro gli danno da mangiare le porcherie e danno ai maiali, la stessa cosa davano a noi, ci davano i cibi avariati. Io mi ricordo benissimo che il sabato e domenica andavo da mia zia, che era lì a Milano per fortuna, e mangiavo cose decenti. Durante la settimana cercavo di mangiare il meno possibile per non intossicarmi più oltre quello che già ero intossicato. Quando ero all'università si diceva questa cosa importante, che poi si dice laudetur priapus, laudetur semper. E la mezza. Allora, all'università si diceva, per la legge di Keplero, cazzi in culo, piace al clero. Dopodiché, cari amici, arrivederci. Sempre Colombo. Così, sempre così.